Ciao! Benvenuti nella magica cornice della mia cucina mentre Gatta Tofì dorme dietro di me. E la luce non è ottimale, lo so, è quasi sera. Vorrei parlarvi in questo video di una persona che stimo molto e che ha un canale molto interessante. Il canale si chiama Annalisa Superstar, molto conosciuto, un canale che ha oltre 100.000 iscritti, quindi oramai lanciato nell'aereo o forse anche ancora più in alto, è destinato sicuramente ad avere sempre maggiore successo. È da molto tempo che avrei voluto parlarvi di questo canale, che è probabilmente quello che seguo di più, il più interessante sotto tanti aspetti per chi fa video su YouTube. Io faccio video su YouTube per tanti motivi, non so cosa diventerà, se potrà diventare qualcosa di importante o meno. Per Annalisa è sicuramente anche un lavoro, un divertimento, una passione, perché l'impostazione del suo canale è professionale. Parliamo un attimo di questo fatto. Allora, per molte persone YouTube non può essere un lavoro, ritengono che non sia un lavoro. È vero tante volte no, perché ci sono vere e proprie aziende che si esprimono, che fanno i loro conti, che vendono, che lavorano tramite YouTube e si tratta di veri e propri team di persone che hanno la loro base in YouTube. E poi ci sono degli autori, dei creatori di contenuti singoli, come può essere Annalisa. Annalisa Superstar è una professionista di YouTube, lo fa molto bene e lo fa in una maniera veramente rispettabile. Questo perché è una donna intelligente, innanzitutto è una donna, quindi i contenuti sono contenuti maturi e questo per me, che ho una certa età, può essere anche un valore, può essere interessante. Ma questo è solo un aspetto. Negli anni l'ho vista evolvere sempre di più verso una professionalità, un miglioramento delle proprie capacità di espressione, miglioramento tecnico, quindi dei mezzi, ha puntato allo studio del mezzo, allo studio, ha fatto un corso di fotografia, di editing, mi corregga se non è esatto se è editing o fotografia, ha acquistato camere per la ripresa sempre migliori, ha puntato sulla programmazione dei contenuti, perché è una persona che non lascia le cose così come vengono, ci sono i vlog, ci sono le reazioni istantanee alla notizia della giornata, ci sono tutte queste cose che nascono spontaneamente, come anche nella natura di YouTube, perché YouTube è fatto per vloggare, per parlare di cose anche in maniera molto seria, ma anche per vloggare e raccontare la propria giornata. E lei lo fa con brio, lo fa con un qualcosa di leggero, di spiritoso, simpatico, ma dietro si percepisce una preparazione e una esperienza che davvero stanno dando dei frutti, secondo me ottimi. Io apprezzo moltissimo la serietà con cui affronta questo mezzo, con cui diffonde i propri contenuti. E qui possiamo parlare di contenuti. Non tutti hanno dei contenuti, nel suo caso sì. E anche quando parla delle cose più leggere, perché è così, lei è molto spigliata, molto allegra, molto vera, vivace, ci fa vedere il suo volto struccato, non si preoccupa di essere perfetta, e ci fa vedere la sua vita reale e lo fa con una modestia e io spero che continui, ma sicuramente essendo intelligente continuerà su questo passo, con una modestia, con una naturalità veramente apprezzabili. Ripeto però, sulla base di una preparazione, di uno studio del mezzo, è molto costante in quello che fa, molto costante nel pubblicare i video, molto precisa nell'informarsi quando vuole affrontare un argomento, è attiva anche su Instagram, sa come si usa Instagram. No, amore! E io percepisco, capisco, leggo, seguendola ormai da anni, leggo dietro la sua... sul canale una vera e propria preparazione.
che non toglie nulla, ripeto, alla spontaneità di certi contenuti come le stories di Instagram, che sono fantastiche e vi invito a seguire. Allora, ricordo una cosa che disse Annalisa: op, vai lì, amore mio, sulla sedia. Qualche tempo fa, all'inizio, qualcuno le rimproverò il fatto che, avendo un accento siciliano, in maniera pronunciata, però molto bello come accento, un accento siciliano, non avrebbe mai potuto sfondare su YouTube, cosa che ovviamente non è avvenuta. Invece, questa è una sua simpatica caratteristica. Detto questo, persone così sono sicura ce ne sono ancora, ne scoprirò altre, ne scoprirò tante, ho voglia di scoprirne tante, perché questo è il lato alla luce di YouTube, che praticamente è questo, è il lato bello di YouTube, scoprire persone di questo valore. Sono certa ce ne siano altre, sono sicura, anzi, se volete segnalarmele, perché è quello che mi piace di questo mezzo, è quello che esprime il meglio anche delle persone. E allora vi saluto per questo video, Tofì vuole uscire e io obbedisco. Ciao!